Sta tutto così. Ma è normale, fa schifo, tra l'altro. Non sono addestrato. Passano le stradine, cadono a terra. Ti vedo. Sono un pericolo molto grande per le persone che camminano. Tra l'altro una frattura porta delle conseguenze. Io ne so qualcosa, ho avuto una bambina in ospedale, 6 mesi, 7 mesi se ne sono andati per la guarigione. Una strada in cattive condizioni nel cuore della città vecchia, tratti irregolari e talvolta pericolosi per l'incolumità di cittadini e turisti, soprattutto in caso di condizioni climatiche avverse. È il caso di strada Tolini, a 2 passi dal Castello Svevo a Bari. Nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti, la situazione non cambia e il malcontento monta. L'auspicio è tuttavia che presto possa esserci un intervento da parte dell'amministrazione anche in vista della stagione estiva. Siamo sempre in Italia, i tempi sono molto lenti, anche se sono state fatte denunce, sono consapevoli, però i tempi sono molto lenti, come sapete. Magari sotto Pasqua una sorpresa nell'uovo può essere questa, una strada migliore. È un miracolo, vuol dire che succederà un miracolo. Oggi col via vai che ci sarà dei sepolcri, domani la celebrazione dei santi, non sappiamo. Speriamo che non cada nessuno. È vergognoso questo stato di cose, perché persone anche di una certa età, non è, io ho un'età avanzata, però obiettivamente se pigli un ciampi, poi vai a finire in ospedale e poi chiaramente citi l'amministrazione per ottenere un beneficio, per ottenere un ristoro, e non è bello questo.